Eccoci qua, ciao Angelo. Ti dovrò modificare il nome, ma roba da poco. Allora, aspettiamo ancora che qualcuno cominci a collegarsi, nel senso che vedo già diverse persone. Non riusciamo a vedere tutti quelli che sono collegati da Telegram come numero di spettatori, però sicuramente quelli degli altri, insomma, sono già più di 30 connessi degli altri canali e qui ne vedo, sì, parecchi altri, insomma, con un po' di ritardo ovviamente su Telegram. Allora, intanto che ti metto qua, Snami Nazionale, okay, ti correggo giusto il nome, così almeno il titolo sembra corretto. Allora, questa sera grande richiesta, adesso metto via il portatile che qui stavo, diciamo, mettendo un attimino a posto. Allora, questa sera grandissima richiesta, una diretta per farci raccontare un pochettino e vediamo che, ragazzi, confermateci che i commenti si vedano, si sentano, mettete un like, condividete la diretta nei gruppi dove pensate la cosa possa essere utile, di modo che tutti ne possano, diciamo, beneficiare. Poi ovviamente si potrà vedere anche in differita, però insomma, tutte le reazioni sono utili agli algoritmi a far diffondere ovviamente le informazioni. Questa sera abbiamo Angelo Testa, presidente nazionale di Snami, che è uno dei quattro, diciamo, sindacati firmatari maggioritari della medicina generale e conseguentemente, insomma, un'occasione per chiedere di primo viso, diciamo direttamente vis-à-vis, alcune informazioni su come è andata questa trattativa del nuovo ACN che sta destando una serie di sgomenti, soprattutto tra tutti i giovani che si vedono cambiare un pochettino le prospettive. Quindi, Angelo, ti lascio la parola per raccontarci un po' il primo topic, cioè che cosa è successo in questa negoziazione, dove tutti aspettavamo bozze, immaginavamo di dover, come in passato, rivedere testi, insomma, guardare, lavorare un pochettino sulle cose, invece ci siamo trovati un accordo così, firmato alla prima bozza. Confezionato e firmato. Sì, ma intanto buonasera a tutti, grazie Roberto. È stata una trattativa non anomala perché ne abbiamo fatti di tutti i tipi negli anni. Io partecipo alle trattative da 20 anni, quindi ne ho visti tutti i colori. Però è iniziata subito con un po' di fuochi d'artificio fra SISAC e alcuni sindacati che reclamavano presenze al tavolo, chi era contro uno contro l'altro. Insomma, si è creata un po' una situazione dove vi era l'impossibilità oggettivamente anche solo di cominciare, non si riusciva nemmeno a capire da dove cominciare a tessere anche solo il discorso della trattativa. A quel punto abbiamo chiesto dei tavoli separati, le ha chiesti Fingen, abbiamo chiesto noi, le ha chiesti anche SMI, e proprio per riuscire almeno a parlare, perché so ci si perdeva durante delle discussioni sterili sulla partecipazione al tavolo che nulla avevano a che vedere col contratto. Mano a mano che la trattativa andava avanti sui tavoli separati, SISAC gestiva il tavolo raccontando a ognuno di noi in parte quello che era la loro idea e volta per volta amalgamando quello che avevamo detto la volta prima con quello degli altri tavoli. Quindi, insomma, tutto sommato è stato un lavoro fino a quel punto, perlomeno dal punto di vista tecnico, normale, per quanto può essere normale un tavolo separato. A un certo punto siamo arrivati alla riunione dei tavoli perché si era arrivati alla fine della discussione, avevamo già espresso tutte le nostre riserve su alcune parti del documento, su altre noi eravamo d'accordo perché erano simili a quelle di 2 anni prima, altre avevano accolto delle nostre richieste, quindi eravamo anche contenti. Arriviamo al giorno della riunificazione dei tavoli, si riunificano i tavoli, ci danno finalmente la bozza completa. Senza più raccontarla, ma avendo la voce, la si legge tutta dall'inizio alla fine e noi ci aspettavamo comunque, anche se sapevamo che alcuni punti erano cedevoli, altri no, però una discussione, una possibilità di tutti insieme capire anche dove c'erano le differenze, dove ci si poteva anche alleare magari tutti insieme per trovare una soluzione, se non in questa, nella prossima. E alcuni sindacati hanno deciso improvvisamente, così subito, di firmare. Hanno detto che per loro andava bene, firmavano. Dopo la firma, logicamente chi ha detto che firmava ha parlato subito. Il primo a parlare poi sono stato io, che ho detto che non avrei firmato al momento quella bozza, volevo parlarne prima con la base, volevo capire bene com'era, volevo capire anche quello che pensavano gli altri. Sono stato seguito poi da SMI e fondamentalmente è finito lì. Il resto lo sapete perché siamo usciti col comunicato quando è uscita la bozza, perché la bozza tu stesso me l'avevi chiesta, ma io non ce l'avevo e quindi ti
tipo tira, potevo raccontare quello che mi raccontava. Erano settimane, infatti, che io chiedevo questa bozza perché giravano voci, insomma, di... Ma non ce l'aveva nessuno dei sindacati, questo posso dirlo, perché tutti i sindacati, quando l'hanno ricevuta, la leggevano con attenzione, quindi se qualcuno l'avesse avuta prima non l'avrebbe letta con così tanta attenzione. Devo dire che leggere con attenzione 150 pagine e firmarle subito deve essere, insomma, una buona capacità di lettura immediata. E di, insomma, probabilmente sì, io non ce l'ho e quindi mi sono preso tempo. Insomma, no, infatti è una cosa abbastanza... In esami non facciamo quello di professione, quindi dobbiamo anche lavorare, abbiamo meno tempo. No, ecco, quindi insomma, è stata siglata questa, diciamo, questa bozza di intesa che a questo punto diventa, una volta siglata da chi ha il 50% più uno delle deleghe, diventa, diciamo, il testo definitivo che poi deve fare tutti i vari passaggi, Corte dei Conti, delibera, insomma, recepimento in Stato Regione, via discorrendo. Ora, il tema cruciale è questo benedetto ruolo unico che però non nasce oggi ma deriva da una storia ben passata, che io ti chiederei di rendere un po' nota, perché insomma io ho preso anche gli articoli, visto che insomma fortunatamente i quotidiani possono darci un bel ricordo di quello che è stato, di quello che è successo. Non si deve dimenticare, ecco. Ecco, e quindi nasce un po' tutta questa questione del ruolo unico, quindi del fatto che un unico medico svolga tanto le funzioni di rapporto fiduciario con i pazienti, quindi diciamo il classico ciclo di scelta, il medico di famiglia, tanto delle funzioni ad attività oraria, quindi funzioni che sono diciamo proprie fino ad ora della continuità assistenziale, delle attività territoriali programmate laddove esistono e via discorrendo. Ecco, da dove nasce tutto questo, questo principio del ruolo unico? Perché da quello che io ho potuto ricostruire, mi ricordo anche bene, avevo appena iniziato a lavorare quando cominciò tutta la trafila della legge Balduzzi, ma il nocciolo era che era un altro mondo, fondamentalmente, e quindi c'era ancora una coda, non era una coda della pletora, ma insomma c'era una coda di imbuto formativo importante, c'era una questione di precariato dei servizi di continuità assistenziale che sono, diciamo, stati lasciati nel precariato per mille anni, insomma c'era un altro mondo rispetto a quello che abbiamo oggi, però oggi andiamo ad applicare una norma voluta e scritta nel 2012, quindi ormai 12 anni fa, a distanza di 12 anni, applichiamo una norma in un decontestualizzata la realtà, fondamentalmente, per come la vedo io. Ma guarda, sì, fondamentalmente hai già detto tante cose importanti, ma io allora ero già presidente, quindi ho seguito e ho contestato assieme al sindacato la legge di Balduzzi, ma già più che nel 2012, addirittura nel 2010, quando hanno cominciato a girare le prime bozze della legge, e noi avevamo già cominciato a dire che non andava bene, che era una legge che comunque sarebbe stata fuori dei tempi, perché prima che trovasse la propria applicazione sarebbe andata incontro sicuramente a delle difficoltà innanzitutto economiche, ma poi anche di proprio numerico di persone e di applicazione. Ecco, questa la condivido perché appunto era proprio la posizione di Snami, qui la leggiamo, era il 2015, quindi nel momento in cui... Quello era già quando si andava a fare... Successivamente, ma ancora prima... Direi che c'era questa. Se tu vai a cercare nel 2012... Questo è del 2012. Questo è del 2012. 2012, no. E ovviamente noi eravamo contro questa legge, infatti poi l'abbiamo contestata tantissimo, abbiamo cercato in tutti i modi di cambiarla, ma era una guerra impari, anche perché c'era chi tra i sindacati più grandi di noi trovava questa legge fonte di risorse innumerevoli, di possibilità di crescita, di quello sviluppo, di quello che veniva chiamata la rifondazione della medicina generale. È vero, ricordo che c'era questo meme, diciamo, che girava. Infatti... della rifondazione della medicina generale. E addirittura non si capiva in certi momenti, quando parlava Balduzzi, quando parlava il segretario di un altro sindacato, chi dei due credesse di più in questa legge, e a volte avevo l'impressione che fosse più il sindacato che il ministero. Era una legge che comunque già allora poneva dei semi fondamentali di una disfatta della medicina generale, perché intanto inseriva la FT, inseriva l'UCCP, che era un pochettino quella più fantasmagorica, che però avevano già cercato di inserire con le UTA, ma la FT ci rendevamo conto che era già una strutturazione, un cercare di intruppare comunque tutta la popolazione medica territoriale all'interno di una qualche struttura, anche se comunque funzionale, ma anche lì nella legge non era chiaro tra funzionale e strutturale, e quindi c'era già di sé. E poi soprattutto aveva istituito il ruolo unico, cioè diceva che nell'accordo collettivo nazionale non si sarebbe più dovuto avere un ingresso in convenzione
attraverso più graduatorie, ma attraverso una graduatoria unica dove il medico diventava unico con due funzioni. Noi già allora, come hai detto giustamente tu, c'erano ancora molti medici, c'era ancora una pletora in fase ancora molto attiva, perché parliamo di 12 anni fa. Già allora dicevamo però quando, e i numeri erano già presenti perché si sapeva che il numero dei medici sarebbe diminuito, non era il segreto di Fatima. Già lì dicevamo potrebbe andare bene così come adesso, ma quando calerà il numero di medici, chi farà tutto? Cioè se ci sarà solo più una figura sola giuridica che deve fare tutto, logicamente intanto andremo a spolpare al massimo quella che sarà la possibilità, perché chi sarà più anziano andrà in pensione, chi sarà più giovane non avrà appeal verso la professione, andrà a fare altre cose, e poi perderemo tutte quelle figure che al momento, figure mediche che stiamo usando, che magari non sono le figure della medicina generale, ma sono figure che per un tragitto di vita, per aiutarsi negli studi, per andare a implementare quella che sono le vostre specialità, comunque vanno a fare un lavoro che è il lavoro quello essenziale. Esatto. Che andava a coprire quello. Logicamente, sì, perché, ecco, secondo me una cosa che non si è capita di tutto questo processo è che l'impatto, comunque a livello teorico quantomeno, perché poi io tra quello che ho scritto e quello che si potrà applicare, insomma, vedo non la vedo bella lineare. Secondo me ci saranno almeno 2-3, forse di più, anni di delirio nell'applicazione di una roba del genere, perché insomma, per come è scritta, bisognerà poi veramente, altro che le limature che ho sentito, cioè qui ci vuole la sega, ci vuole la lima, quindi... Posso anche dirti che secondo me in alcuni punti sarà inapplicabile. Assolutamente. Ma d'altronde siamo abituati a avere accordi collettivi di cui alcune parti non sono mai state applicate negli ultimi 30 anni, quindi sicuramente, però qua sono parti importanti quelle, cioè sono pilastri importanti della convenzione che potrebbero non essere applicati. Però certo, tant'è, è quello. E quindi la Balduzzi... ha fatto tutto ciò. Allora era stata portata avanti come idea della rifondazione, perché si pensava in qualche modo di creare questi referenti di EFT, questi coordinatori di CCP, e quindi un po' questa idea che noi in SNAM abbiamo sempre un po' aborrito, nel senso che il lavoro che facciamo noi, io ritengo, ma il sindacato stesso me l'ha sempre confermato, che l'idea era quella, che è un lavoro di inter pares proprio, quindi dove ognuno di noi nell'autonoma organizzazione si organizza come meglio crede per dare una risposta al cittadino e quindi alla convenzione che ha acquisito. Logicamente, nel momento in cui vai a strutturare la FT, l'UCCP, il referente, il coordinatore, vai a assumere quella che è una funzione che assomiglia più a quella della dipendenza, che ha una libera professione, seppur subordinata, parasubordinata, quindi insomma, per carità, la nostra è già una libera professione anomala, però comunque l'autonoma organizzazione c'è, nel senso che scelgo io se aprire al mattino o pomeriggio, scelgo io l'orario dello studio, l'importante è che poi rispetti quelli che sono in mia convenzione, scelgo io se far accedere il suo appuntamento, scelgo io come rispondere al telefono, e quello è tutto autonomo, scelgo io se avere la segretaria, se stare in gruppo, se stare in rete, anche questo ormai... Infatti questo è uno degli elementi che credo caratterizzi, anche perché appunto caratterizza anche poi la parte fiscale della retribuzione, il trattamento da autonomo, che è differente da chi ha la titolarità di continuità assistenziale, che invece ha un trattamento completamente distinto, cioè ha la trattenuta, per esempio, delle tasse direttamente completa, no? Come se fosse un dipendente. Come fosse un dipendente. Ma io non ho capito quale sarà poi la posizione fiscale di questo nuovo ruolo unico, perché se poi cominci a lavorare... Secondo me è completamente autonoma come quella che adesso per il medico... Sì, no, perché immaginiamo come la domanda che arriva qua, da Armando, che dice: volevo chiedere che per chi ha già la convenzione di CA, passando a ruolo unico, verrà offerta la possibilità di per lo studio nel distretto dove è già convenzionato per la CA? Allora, da quello che mi è parso di comprendere, questa è una cosa possibile, no? No, sarà obbligato ad aprire. No. Sarà obbligato. No, verrà offerta lui che ha già la convenzione, quindi è pregresso. Se lui è pregresso, già nell'accordo collettivo del 2022 è già previsto che possa essere offerta la possibilità di aprire, quindi quello le regioni non l'hanno ancora recepito, perché non hanno ancora fatto gli accordi integrativi regionali, ma è già previsto dall'altra convenzione. Per quelli che entrano nuovi invece ci sarà l'obbligo di aprire direttamente. Ok, quelli nuovi che entreranno quindi ci avranno anche quella cosa anche lì. Io infatti mi chiedo, chi ha già una convenzione, perché oggi il titolare di continuità assistenziale ha fondamentalmente la trattenuta completa, no? Perché se sei titolare a tempo indeterminato
sei, hai la parte economica, diciamo economicamente sei quasi come un dipendente. Certo. E quindi cioè, dopo tu avrai parte del, dell'attività. Ma secondo me quella, in quel caso lì, in quel caso lì te la verseranno in cedolino assieme alle quote capitarie come una voce aggiuntiva che andrà a finire nel... Ah sì, anche perché dopo diventa... sì, no. Perché io leggendo quelle robe, adesso questa ovviamente non è... Qua sarà l'agenzia delle entrate che ci dovrà rispondere perché poi sai... dovrà dire, scusa, adesso cosa usi? Perché poi io già mi immagino tra qualche tempo, no, che lavori dentro la struttura della ASL, magari il computer, il software te lo dà la ASL, le ore ti dice la ASL dove andare a fare, insomma... È un ibrido spaventoso, insomma, cioè, ci voglio dire, io sono, come sanno tutti, sono Domenico d'Emergenza Territoriale, quindi sono al 118, è evidente che nel mio caso ho una posizione molto più simile e quindi il trattamento economico ha, diciamo, la parte economica che è come quella della continuità assistenziale col trattamento nel quale vengono diciamo trattenuto all'IRPEF completamente ad inizio, no? Quindi alla fonte, mentre invece il provvisorio si sa che insomma c'è tutto questo caos anche nella gestione dei cedolini. Qui c'è una domanda di Roberto che dice: nel ruolo unico è previsto pure il MET? Assolutamente no, e vorrei anche dire grazie al cielo, perché questa mancava ancora quello che ci sono arrivati negli anni, almeno questa fortunatamente no, quindi però cioè, secondo però, me però mai dire mai, perché potrebbe essere che nel prossimo atto di indirizzo lo mettano, quindi esatto, immagino. Ma tutti prevedeva proprio solamente, già la legge prevede che sia solamente per il medico di continuità assistenziale e di medicina generale, che diventasse una figura unica. Sì. No, infatti, quindi io sono molto, molto dubbioso sulla possibile applicabilità concreta di determinate logiche che, insomma, mi sembrano, cioè, mi sembrano veramente torpide, perché l'idea di riuscire poi, mano a mano che crescono i pazienti, a pubblicare le ore, cioè a calarti le ore, cioè anche l'organizzazione dei servizi, va bene che ci si metterà d'accordo su quali sono i mesi, le tipologie di ore, eccetera, ma già mi immagino ad inizio, quando tu avrai il 95% di colleghi che hanno il vecchio sistema e il 5% il nuovo, già mi immagino il circo che sarà, perché non riusciamo ad applicare accordi ben più semplici, figuriamoci un meccanismo così. No, poi ti troverai all'interno della FT due figure professionali che lavorano sullo stesso bacino in modo diverso, e quindi insomma ti lascio immaginare in alcune zone cosa succederà. Allora, qua Andrea, vedi, cioè, si crea il caos. Grazie Andrea della domanda innanzitutto, ma non capisco, tutti i medici avranno obbligatoriamente lo studio oppure alcuni avranno le ore alcuni lo studio e le ore, altri solo le ore? Allora, i nuovi in teoria che apriranno nel 2025 avranno tutto, cioè studio e ore, tutti fanno tutto. I vecchi potrebbero avere entrambe o solo una. Esatto, per cui, e questa cosa l'ho già vista anche in alcuni webinar video che stanno girando oggi dell'altro sindacato, che appunto conferma dal 2025 quelli che partono così avranno una roba che non si capisce bene. Chi ha già la convenzione come corsista con 1000 assistiti e termina il corso nel 2025 verrà applicato il nuovo ACN? Sì. Io qua non lo so. Sì, sì. Sì, perché l'articolo 31, mi sembra, dice che il nuovo accordo collettivo verrà applicato a tutti quelli che non hanno al 31 dicembre 2024 un incarico a tempo indeterminato. Quindi i corsisti hanno incarichi a tempo determinato, e quindi per i corsisti questa è la cosa peggiore, perché già è brutto... Ma per uno che deve iniziare, cioè uno che deve scegliere se fare il corso o se fare la specializzazione, dice ok, se faccio la specializzazione vado a lavorare in ospedale, ho quelle regole lì. Se faccio il corso vado a fare il medico di medicina generale e ho quelle regole lì. C'è guarda, su questa cosa mi hai stonato anche a me. C'è una categoria purtroppo che è quella che si trova in mezzo, nel senso che non rientra logicamente in quelli che hanno già il tempo indeterminato al 31 dicembre 2024, ma hanno già iniziato un percorso formativo, che si trovano le carte cambiate e le carte in tavola. E quindi questi colleghi qua sono mazziati due volte. Mamma mia. Qui c'è un'altra domanda interessante che è Elena, ma non capisco, per aprire un ambulatorio titolare MMG, quindi uno che ha la convenzione CA apre senza corso MMG, ma in teoria per avere la convenzione CA hai bisogno di essere anche col corso MMG.
Se invece, Elena, tu parli dell'incarico provvisorio dato a questa è una deroga generale alla normativa, perché per esercitare le funzioni di medicina generale, secondo la direttiva 36/2005/CE e articolo 21/368 del 99... Il provvisorio è sparito e non esiste più. Infatti gli incarichi provvisori sono spariti, ho visto che però si possono dare degli incarichi a tempo determinato solo di ore, ma... ovviamente corrispondono per carenza assistenziale a una pubblicazione di zone che quindi cioè a me viene da dire leggendo quell'impianto lì che il numero di posti di fatto di, cioè il numero di posti da medico di famiglia classicamente intesi mi sembra di capire che alla fine aumenteranno perché e che quindi diciamo il pro capite sul lungo periodo sull'onda lunga potrebbe anche abbassarsi insomma portando tutti a questo mix insomma poi vediamo. Allora queste cose qua perché le ore di domiciliare non le calcolano? No, questo non lo sappiamo. Le domiciliari, le visite domiciliari. No, vabbè, questa è una cosa. Le domiciliari vengono calcolate, nel senso che ovviamente facendo 15 ore di studio si va a completare il debito orario, perlomeno anche qui sono due differenze. Fra quelli ante 2025, le 38 ore vengono completate con le 15 ore di studio. Quelli dopo il 2025 devono aggiungere delle ore per completare il monte orario, anche se hanno 1500 pazienti. Cioè, scusa, stiamo dicendo che uno deve fare 38 ore più 15 di studio? Cioè, no, 15 con 1500 vengono equiparate a 38 ore. Ah, ok. Cioè, se tu hai 1500 pazienti e fai le tue ore di studio, le 38 ore sono comparate perché dice, se tu hai 1500 pazienti, oltre alle 5 ore di studio, avrai le altre ore per fare... perché tu parli dell'orario minimo, che poi è quello minimo, non è un orario reale, cioè il minimo di apertura... Viene dato per vuoto per pieno in quel senso. No, ok, vuoto per pieno. Ok. Però abbiamo visto che a 1500 ci sono comunque almeno 6 ore. Per quelli nuovi sì, per il nuovo accordo collettivo sì. Perché anche qui ci sarà la differenza, no? Nel senso che io a 1500 non farò le 6 ore, tu che prendi la convenzione al 2025 le dovrai fare. Che roba. Mi sembra, per carità, sì. Per chi è più vecchio va bene, ma per chi è più giovane è ingiusto, cioè... No, è una cosa che... Infatti, vedi, Elena ci sta appunto scrivendo, ma chi ha appena firmato un incarico temporaneo viene coinvolto. Da quello che ci dice Angelo, assolutamente sì. Anche, cioè, perché in teoria l'incarico è temporaneamente vincolato, ma sarebbe già un indeterminato col temporaneo vincolo, ma ho già capito che se l'interpretazione è questa, come dire, cornuti e mazziati, mi sembra di capire, per cui... Sì, perché tanta gente appunto è partita che voleva una regola. E aveva un'aspettativa e gli si cambiano le regole in corso d'opera, che credo potrebbe essere che nelle regioni potrebbero... leggere quell'incarico a tempo indeterminato come il fatto che tu l'avevi preso ed era in attesa di, però conoscendo le nostre regioni non c'è infatti, quindi è tutto detto all'interpretazione, infatti questo è il punto. Ecco, qua c'è una domanda divertente sempre di Armando, dice sì, ma nel mio distretto siamo 15 CA titolari, come facciamo ad aprire tutti lo studio se non c'è carenza? Il problema e lì comincia la guerra, no? Perché è lì che comincia il circo, si apre lo studio e si apre il circo. Sì, perché se poi tutti e 15 vogliono aprire, dopo bevo il Red Dar, cioè perché alla fine rischi di andare a diluire i pazienti degli altri. Quello che ti dico che comincia un circolo di quelli che sono già dentro, che alla convenzione vecchio tipo se sono felici, che pian pianino gli calano loro i pazienti, poi se non vanno a fare le ore dopo ridono poco. E quello è il problema, perché tu ti trovi, ci può essere il 65enne che ovviamente quando entra il medico giovane apre lo studio, e ovviamente i pazienti tenderanno ad andare da quello che magari li vede il sabato, la domenica, la notte, tutto, e all'altro cala lo stipendio, logicamente quando cala lo stipendio qualche patema gli arriva, e quindi non è una situazione simpatica. Che situazione, stavo cercando di guardare un po' di altri commenti per rispondere, il rapporto di convenzione di vendita. Ok, ma sì, a questo punto il problema, cioè veramente è che si è semi di, non è, cioè si è portato a una via di mezzo tra la dipendenza e la convenzione diciamo più
di auto-organizzazione, di autonoma organizzazione, ma cioè è una roba che io non oso neanche immaginare, poi tutte le cose che neanche ci immaginiamo qua. Quindi qua, e se il corsista... Calcoliamo che questo è ancora un tentativo per star fuori dalla dipendenza, tolto che convenga star fuori dalla dipendenza, questo io non lo so. No, a questo punto, no, cioè nel senso, abbiamo fatto un inferno, forse te lo ricordi, prima del congresso, chiedendo ai nostri dirigenti se volevano la dipendenza o la convenzione. Io mi aspettavo in Snami che ci fosse una preponderanza importante per la convenzione, invece ha vinto la convenzione, ma 60-40. Certo. Ma io credo che molti colleghi, poi, perché adesso ovviamente si è scatenato, considera che siamo seguiti da circa 120 persone solo sui social media in questo momento, poi c'è tutta la parte di Telegram, eccetera, che non ho idea, ma saranno altri 30 di sicuro, 30-40 minimo, perché li ho visti prima e stavano salendo. Quindi qui il tema però è, cioè, questa cosa qua, che ovviamente mi sembra di capire condivide la minoranza di tutta ovviamente la popolazione che si sta affacciando all'ambito lavorativo, almeno per i nostri qui in Emilia Romagna, cioè sono lì con i picconi e con le forche. Poi ovviamente quello che ho detto anch'io, ho detto: signori, purtroppo il sistema di rappresentatività sindacale funziona con le deleghe sindacali. Chi pensa di essersi svegliato prima e di rimanere fuori da tutto, di non dare la delega, e ci deve pensare 6 mesi prima di dare una delega, e ci deve pensare 8 mesi prima di rimuovere una delega, eccetera, è ovvio che fa un gioco che non è furbo per se stesso, perché ovviamente cede, abdica a qualunque tipo di decisione e a qualunque tipo di rappresentatività. Quindi oggi non è che uno si può lamentare che è venuta fuori sta roba qua, perché ovviamente chi ha sottoscritto questa cosa evidentemente ha il diritto, da un punto di vista giuridico. Guarda Roberto, questa cosa qua, come dicevamo prima, è del 2012. Quindi se uno si sveglia oggi e dire: ma perché c'è? Perché è dal 2012 che c'è? E cosa avete fatto? Quello che potevamo, nel senso che un medico l'altro giorno a una chat mi chiedeva: ma cosa ha fatto lo SNAMI? Tu, guarda, non ti dovresti chiedere cosa ha fatto lo SNAMI, dovresti chiederti cosa avrebbe fatto lo SNAMI se nel 2012, quando si è messo contro la legge Balduzzi, la metà più uno degli iscritti fossero andati allo SNAMI. Allora lo SNAMI avrebbe potuto fare. Cosa ha potuto fare lo SNAMI? Combattere. Ogni giorno, ogni pezzo di convenzione che riusciamo a modificare è un pezzo di SNAMI che portiamo avanti. Stessa cosa fanno gli altri sindacati. Ovviamente, in una democrazia, siamo in un condominio, valgono i millesimi. Se io ho più millesimi di te, quando si vota, la decisione che piace di più a me, scelgo quella. Nel rispetto poi del ruolo di ognuno, perché poi... in trattativa nazionale forse c'è meno astio di quanto magari ce n'è nelle regionali, nelle provinciali, dove si è più vicini, no? Noi là a volte si tratta anche fra colleghi che stanno molto lontani, che hanno anche visioni molto diverse. Però fondamentalmente le cose che abbiamo sono quelle che abbiamo. Non ci possiamo lamentare se abbiamo un governo e non siamo andati a votare. Ah, certo. E ha votato magari la metà degli italiani, e qui siamo uguali, perché i sindacalizzati non sono una marea. Sono tanti, in Italia siamo molti sindacalizzati, questo più di altri paesi, però ce ne sono molti non sindacalizzati. Io dico sempre: iscrivetevi a un sindacato, sempre. Preferirei il mio, questo è ovvio, ma un sindacato, perché comunque anche il peggiore dei sindacati è meglio del nulla. E quindi... Ah certo, no, in questo sistema, io lo ripeto anche a tutti quelli che ci seguono, il problema è se su 100 persone, lo sto ormai, questo è un man, se su 100 persone che lavorano, ce ne sono 10 iscritte a un sindacato, di queste 10 ce ne sono 6 che sono iscritte a uno di questi, quei 6 comandano sui 100 da un punto di vista negoziale, per cui l'idea di stare fuori significa subire semplicemente. Allora tutto uno può anche essere contento, però per carità, uno magari sì, esattamente, uno può anche essere contento, però siccome vedo parecchia incazzatura tra tutti i colleghi per questa cosa qua, ho detto: signori, c'è un'unica cosa che bisogna fare, che è organizzarsi e come dire, superare questo problema di rappresentatività sindacale, perché poi a un certo punto scegli qualcuno che tuteli le tue posizioni e via, perché tutelarle senza le deleghe, sperando che come per magia arrivi la fattina dei denti, no, e che ti lasci il coso, non funziona. Ovviamente qui ci chiedono: se è un MMG che ha già la convenzione, si è autolimitato a massimale inferiore a 1.500, dovrà svolgere le ore aggiuntive. Ho detto: no, se ha già la convenzione oggi a tempo indeterminato, può decidere di rimanere in quella modalità lì, per cui questo è. Poi a meno che non chieda lui di cambiare, a quel punto viene risucchiato dall'altra parte senza ok, sì. Qua chiedono:
Fabio chiede: i pazienti potranno cambiare medico all'interno di una stessa FT? Certo, la libera scelta è sempre quella, che è uno dei meccanismi, perché poi alla fine, se tu per coprire anche tutte le ore di attività devi inserire tantissime nuove convenzioni, è ovvio che il rischio per chi c'è di avere una diluizione è un rischio che forse, non so se è un rischio quasi su un lungo periodo, poi una possibilità molto concreta. Non, dimmi tu, Angelo, come la vedi? No, è così. Per cui... per chi sta entrando, la cadenza mi pare venga creata. Ok, vediamo. Poi, ecco qua, si parla della notte in CA. Se un MNG deve fare la notte in CA, il giorno dopo cosa si fa? Sì, la normativa europea, l'orario di lavoro della convenzione non si applica, quindi su questo già diciamo, però comunque non posso rispondere a questa cosa. Poi c'è, anche qui c'è bisogna leggere bene l'accordo, perché l'accordo... porta in qualche modo più verso un H16, quindi diciamo che buona parte poi lavoreranno fino a mezzanotte, solo una minima parte lavorerà da mezzanotte alle 8, e questo è un altro cambio, almeno per adesso, perché poi bisognerà vedere quando fra 6-7 anni, 8 anni il numero di medici riaumenterà di nuovo, che cosa succederà. Ah, certo. La fase calante poi risale, comunque dei numeri siamo quelli. Sì. Stavo leggendo altri commenti. Ok. Qua chiede Alessandro: ma il punto è, gli iscritti agli altri sindacati, il maggioritario, sono contenti di questo CN? Non dicono nulla in particolare, i giovani? Perché il disegno mi pare... Dovete chiedere a loro, non a noi, per quello che sento io e per tutte le persone che chiamano me, di gente contenta ne ho sentita molto poca. Non so tu, Angelo, ma... Ma a me non è che chiamano quelli degli altri sindacati, anche perché sono già ne ho abbastanza di quelli che chiamano del mio, se si mettono gli altri dentro. Però, no, ma io penso che se uno, allora, se io sono iscritto a un sindacato, vuol dire che sono contento, nel senso che e se reclamo col mio sindacato, nel senso vado alla prima assemblea a reclamare, ecco. O cambio sindacato, quello è sì. A noi tante persone, Angelo, infatti bisogna che facciamo un po' un address anche di questa cosa qua, chiedono che Snami prenda una posizione vigorosa, non firma, sciopero, eccetera, eccetera. Ci racconti per cosa? Perché Snami credo sia stato uno dei pochi a non firmare un accordo nazionale, sì. Le conseguenze che questo porta, diciamo, su larga scala. Nel 2005... un contratto meno brutto di questo, ma già brutto, che già poneva i semi anche di queste cose, Snami decise di non firmare. Decise oltretutto con soli due voti contrari in congresso. Non vi dico di chi erano i due voti, perché sono ancora tutti e due belli attivi all'interno del sindacato. E la scelta di non firmare fu disastrosa, perché venimmo buttati fuori di tutti i tavoli, più che dal sindacato maggioritario, dall'altro sindacato, che ci fece uscire dei tavoli perché ovviamente vedeva più spazio per poter adire, perdemmo tutta la parte legata alla formazione, che finì in mano tutta un sindacato solo fondamentalmente, quando noi invece con i nostri numeri avremmo potuto tranquillamente reclamare alcune di queste postazioni, che poi sono quelle che mantengono sicuramente anche gli iscritti. Perdemmo iscritti. Gli iscritti che ci dissero non firmate, andarono via, perché ci dissero: eh sì, però capite, voi adesso non siete rappresentativi, non ci potete difendere in alto, non potete, e ci hanno cambiato. Avete fatto bene, perché è giusto alzare la testa, e ci hanno cambiato. E quindi noi in quei quattro anni che siamo rimasti fuori, abbiamo perso quasi 1000 iscritti. Al che la non firma io la ritengo una follia, nel senso che il ritardo della firma, il poter spiegare ai nostri perché non vogliamo firmare un contratto così, ma lo firmeremo probabilmente come sempre, ponendo delle rimostranze, ponendo delle situazioni. Ma ci hanno scritto che è una roba che non è condivisibile. Ci hanno scritto che ci sono delle cose che non ci piacciono, non tutto, perché logicamente alcune cose vanno bene. Però anche per la parte pubblica, per la politica, sapere che c'è un sindacato, il secondo, che non firma, poi va a firmare perché comunque c'è una legge folle che lo fa firmare, ma pone delle regole precise su quella firma, dicendo: firmo perché mi stai obbligando, ma alcune cose non vanno, su alcuni anche questo è un segnale. Sullo sciopero, beh, io scioperi ne ho fatti tanti,
E anche lì mi sono un po' stufato perché alla fine la gente non scioperava. Perché tutti scioperiamo, scioperiamo, poi non scioperano. E oltretutto adesso lo sciopero è complicato da fare. Perché se si va a leggere la regolamentazione dello sciopero, anche qui voluta, bisogna ricordarlo perché lo sciopero c'era una legge che chiedeva a tutte le categorie di fare un codice di autoregolamentazione. Indovinate chi ha fatto il codice di autoregolamentazione per la medicina generale? Lo ha fatto e lo Stato lo ha assunto come codice dello sciopero. Quindi, se noi dovessimo pensare di scioperare adesso, dobbiamo fare il procedimento di raffreddamento, poi dichiarare un giorno di sciopero per poi arrivare a poterne fare due, ma non possono essere vicine alle festività, non possono essere vicine ai periodi elettorali, non possono essere vicini se c'è una qualche emergenza. Allora, pensiamo solo da adesso andare fino a giugno, tra 25 aprile, 1 maggio, Pasqua, 2 giugno, tutte le elezioni che verranno fatte sparpagliate avanti e indietro. Per trovare un posto per scioperare, volendo anche scioperare, diventa anche difficile. Però è una cosa che io dico sempre: non si può fare o non si può non fare una decisione nostra. Se il sindacato decide di scioperare, sciopera. Certo. Manifestazioni sicuramente sono più semplici da fare. Anche lì, io ogni tanto però voglio ricordarvi che l'ultima manifestazione che abbiamo fatto era una manifestazione a Roma, oltretutto. Di tutti i sindacati della dipendenza e della convenzionata, quindi uno sciopero di tutte le sigle. Abbiamo dovuto cambiare piazza e prendere una più piccola. Abbiamo dovuto regalare le bandiere che avevamo portato alla gente che passava per far vedere che ci fosse più medici in piazza. Allora, se i medici non sono pronti, perché poi armiamoci partite, non va bene. Se Sì, i no, medici. perché tutti urlano poi alla fine No, le e deleghe poi le ha vincono. lasciate di là e poi... Io ho letto i contadini con i trattori hanno fatto più di noi. Sì, è vero, però i contadini hanno preso i trattori E sono andati, e sono certo. andati. E vi posso assicurare, io sono un contadino, nel senso che ho un'azienda agricola, i miei avi hanno sempre fatto quel lavoro lì. Non guadagnano come i medici. Quindi se loro che guadagnano meno di noi si sono potuti permettere di partire con il loro trattore, andare a fare i blocchi, andare via. E noi perché abbiamo paura di perdere la giornata di lavoro o di chiudere un giorno, ecco, questa è un'autocritica che ci dobbiamo fare. Se poi vogliamo fare una bella manifestazione, io non ho problemi, sono il primo che va in piazza, come ho fatto l'ultima volta, tu hai anche postato forse anche delle foto di snami in piazza con le bandiere, però bisognerebbe prima fare una conta vera fra iscritti e non iscritti di quanti dicono sì, quel giorno lì io sono in piazza Roma. Se si fa quello, forse la politica capisce. Se no, se si va a Roma e poi siamo in 500, 1000 sotto la terrazza del ministro, diventa più complicato. A quel punto faccio prima chiedere un incontro al ministro, andare io a portare le Certo. rimostranze della categoria. Ma è una cosa che faccio, cioè il ministro lo chiamo, ci vado. Tu sei stato al ministero, sai come funziona, si va là, lo si dice, però diverso è avere una piazza piena di persone arrabbiate, arrabbiate perché non vedono futuro, vedono un futuro che avevano pensato in un modo e se lo trovano in un altro, vedono uno Stato che per tutelare non si sa che cosa sta distruggendo una professione, sta distruggendo gli ospedali e non ne faccio una questione di destra o di sinistra, di sopra o di sotto perché è ubiguitaria, perché lo fanno nelle regioni che sono di tutti i colori, sono passati i ministri di tutti i tipi, insomma, ognuno ci ha messo un po' del suo, ma tutti per andare verso uno spopolamento della medicina generale, perlomeno per quanto ci riguarda, e Sì, degli perché ospedali. l'attrattività cala mostruosamente. Guarda, Quindi, c'è una dovrò. domanda di questo collega che dice: non ho capito, la proposta di nuova CEN è stata firmata dal sindacato di maggioranza, ma è confermato o subirà delle modifiche? Se invece fosse già confermato e applicato fin da subito, cioè, per questo probabilmente deriva dal fatto che alcuni dirigenti di quel sindacato hanno fatto dei video in cui hanno detto che verrà portato il testo già firmato in Consiglio nazionale. Ho detto, boh, di solito noi abbiamo fatto sempre il contrario, però. Allora, io parlo di cosa facciamo noi, non di cosa fanno gli altri, perché poi ognuno a casa sua giustamente padrone. Allora, l'accordo è un'ipotesi di accordo che è stata firmata da tre sindacati, da FINGE, da FMT e da CISL. Questa ipotesi firmata da loro, firmata da tutti, firmata, basta che il 51% firmi, dovrà andare al comitato di settore, che poi. Se va bene, la trasmette al governo e poi dal governo torna indietro, viene mandata alla Corte dei Conti, viene mandata in Gazzetta e finisce lì.
Io non penso ci siano modifiche, perché se andava bene per la SISAC e l'avevano vista anche le regioni, quindi hanno dato l'assenso preventivo, andava bene per il 70% della categoria, perché più o meno i firmatari arrivano tutti insieme al 70%, non c'è motivo che cambino qualcosa. Quindi quello è l'accordo che nel suo tragitto possiamo pensare che venga pubblicato aprile, maggio, quindi diventi operativo prima dell'estate. Non ho risposto alla domanda del collega, ma No, più o meno ho capito qual è il tema. Cioè, no, lì la questione è perché ovviamente tutti ci chiedono: ma che cosa possiamo fare? Dove gli abbiamo detto, ragazzi, cioè, ormai il latte quando viene versato adesso. Su quello mi dispiace nulla, nel senso che ormai è fatto. Si può fare sull'applicabilità, perché l'accordo collettivo nazionale è un accordo molto ampio, anche nel ruolo unico è molto ampio. Quando arriva alle regioni, quello che succederà in Emilia Romagna probabilmente sarà diverso da quello che succederà in Piemonte, e quello dipende dai tavoli regionali e quindi dalle deleghe e dai pesi relativi ai vari sindacati. Esatto, perché lì dove c'è l'applicazione, dove cambia ovviamente qualcuno che lavora, le regole generali sono uguali per tutti, ma se già adesso andiamo a vedere uno che lavora in una regione piuttosto che un'altra, non solo lavora in modo diverso con regole in parte diverse, ma guadagna anche in modo diverso, certo, con scostamenti non indifferenti. Quindi quello che c'è stato è quello, ed è la deriva di una legge che parte dal 2012. L'applicabilità e le modifiche di quella legge sono ancora tutte possibili da fare, quindi cose da fare ce ne sono. La guerra, abbiamo perso una battaglia, non è persa la guerra, questo, e dire abbiamo perso una battaglia, sì, va bene, però continuiamo, perché se lasciamo che le battaglie diventino 2, 3, 4, 5, 10, vabbè, poi è persa la guerra, a quel punto non c'è più niente da fare. Certo, però insomma bisogna fare un po' una, come si dice, call to action a tutti i colleghi in tutta la penisola, perché comincino a comprendere che il meccanismo di rappresentatività delle deleghe sindacali ha delle conseguenze concretissime sulla propria vita professionale e ovviamente di riflesso quindi su quella personale. Quindi poi io penso che in Italia di sindacati ci siano anche, perché a questo punto questa è una diretta sindacale, quindi noi il modulo dello SNAMI nazionale lo metto in tutti i commenti che la segreteria poi potrà girare. Il mondo è pieno di sindacati, nella medicina generale secondo me ce ne sono anche troppi, anche secondo lo Stato che non li certifica tutti. Io penso che ognuno di noi possa trovare un sindacato che per le idee che porta avanti, per la simpatia o l'antipatia del presidente, lo aggradi, o perché a livello locale c'ha l'amico. Però star fuori e reclamare non ha nessun senso. Non ha nessun senso. Certo, sì, assolutamente. Quindi io queste le ho messi, i moduli li ho pubblicati, insomma, ragazzi, li trovate, basta andare su Google. Io sono contento, però scegliete un sindacato, questo lo dico proprio in modo tranquillo. Cercate di capire chi fa più al caso vostro, anche perché se vi va bene... Noi siamo storicamente il secondo sindacato italiano, dobbiamo anche ricordare la storia. SNAMI nasce nel 78, da una scissione da cui poi dall'altra parte è nata Finge, prima si chiamavano in modo diverso. Ci sono delle storie diverse, sono due sindacati che hanno fatto la storia del sindacalismo. Gli altri sindacati poi, a parte i confederali che hanno una loro ideologia, un loro modo di pensare, che sulla medicina convenzionata non ha mai fatto grande presa proprio perché non c'era dipendenza, e altri sindacati sono nati dopo con altre ideologie e tutto. Però io dico sempre, cerchiamo di rafforzare chi è forte, perché noi siamo già più del 20 e quindi è più facile. Sì, siamo più del 20 in un momento in cui... alcune regioni siamo maggioritari, in alcune aziende siamo maggioritari, quindi a volte aumentare anche solo il numero delle aziende, perché poi uno può essere anche minoritario a livello nazionale o a livello regionale, ma essere maggioritario in alcune aziende, in quelle aziende lì l'applicazione del contratto prende tutta un'altra posizione. Certo. Tanto ho messo anche nei commenti il modulo dell'Emilia Romagna, che giusto così, visto che ospitiamo noi questa diretta. Però non mi fai un favore. Non ho capito. No, su del Piemonte si scrive in Emilia Romagna, non va bene. No, vabbè, tanto giriamo. No, da noi non può perché c'è il menù a tendina, devi dire la provincia. Però quello nazionale, ragazzi, per chi avesse intenzione dire... Allora, qui c'è una domanda. Se possiamo quindi dire che il cambiamento sarà solo quando andremo a discutere il prossimo ACN?
Sì, direi che è molto probabile, a meno che, ecco, io cambiamento della CN, sì. Io su questo, Angelo, ho un punto che tu sai benissimo, è un mio pallino, cioè se è stato modificato l'articolo 19 in questo CN, rimettendo il principio che anche chi è fuori da quelli che sono i requisiti previsti dalla direttiva CE possa lavorare e non gli viene riconosciuto ovviamente nessun tipo di riconoscimento formativo, quindi l'attività professionale non viene riconosciuta, a differenza di quello che succede oggi con i corsisti. Questo secondo me è una indecenza che deve essere corretta in tutti i modi e che ovviamente, entrando in palese contrasto con quello che si vede, secondo me è una roba che noi al governo dovremmo segnalare, perché nel momento in cui questa cosa va al governo, questa cosa secondo me deve essere ufficialmente segnalata, nel senso che a un certo punto poi magari c'è anche il caso che la rimandi indietro dicendo guarda, questa roba qui va poi rimessa a posto. Che insomma potrebbe essere, io lo faccio, però ho dei dubbi, però insomma, visto che c'è un'azione già molto importante, no? Con centinaia di colleghi che sono nelle aule di giustizia per questo motivo qua, probabilmente no, sicuramente poi c'è tutto un discorso poi di rivendicazione anche di tipo legale, quindi. certo, no, poi anche questa cosa appunto che si cambino le carte in tavola, chi ha scelto un percorso, questo un corso è... d'opera, soprattutto parlo degli incarichi temporanei. Questo credo che invece sia un topic assolutamente da affrontare, perché se tu hai aperto ieri basandoti su una prospettiva di un certo tipo, insomma, credo che non sia proprio corretto, perché non è che è stato aggiornato il contratto. Cioè, ecco, la cosa che a me lascia un attimo perplesso è che su un accordo che ha un triennio già chiuso, tra l'altro c'era il Covid in quel periodo, quindi un bordello tremendo, cioè si fa uno stravolgimento del normativo, di quello che avrebbe dovuto esserci. Cioè non è che diciamo ok, abbiamo scherzato, facciamo l'indennità di vacanza contrattuale fino al 2024 e poi dal 2025 decidiamo come si inizia. No, in quel triennio lì vai ad applicare uno stravolgimento organizzativo, quindi non entri solo nella parte economica ma anche in quella della struttura, del tipo di lavoro che vai a fare, per un triennio già scaduto sulla base di una norma di 12 anni fa. Ma, come è possibile? Solo in Italia è possibile una roba del genere. Cioè, è completamente priva di senso. Siamo un bel paese. Insomma, cioè, però il problema è che mi sembra che, insomma, chi se ne preoccupa poco è tutta la schiera di quelli che stanno prendendo l'uscio in pensione. I giovani non li ha consultati fondamentalmente nessuno, perché a noi, cioè, girava solo qualche voce, ma non mi risulta, anzi, da quello che ho visto, mi sembra che neanche gli altri abbiano consultato nessuno, perché dicono che adesso vanno al consiglio. Quindi ho visto una rivolta anche in colleghi, insomma, che appunto sono di altre sigle. Quindi questa cosa qua credo che dovrà essere necessariamente un attimino ridiscussa. Vediamo qua. È stata modificata l'età pensionabile per il MMG? No, è sempre 70 anni il massimo, si può arrivare a 72. Questo oltretutto adesso lo sta modificando anche il governo. Per i dipendenti, sì, sì. Però fino a 72 solamente nel caso, e questa però è una lettera, una interpretazione del Ministero che è già stata mandata, solamente nel caso in cui si siano sottolineate le possibilità di carenza e nel momento in cui arrivasse qualcuno decade immediatamente, quindi è proprio temporale. Quello che è cambiato è che abbiamo aumentato fino a 72 anni la possibilità di sostituire da parte dei medici in pensione. Uh-huh. Questa è una richiesta di SNAMI, perché abbiamo molti colleghi che magari vanno in pensione anche in anticipo, 65 anni, 66, e avrebbero ancora voglia di fare un po' di sostituzione, soprattutto in un momento di carenza di sostituti potrebbe essere utile. Quindi uh-huh. Questo è stato messo ed è un modo anche per aiutare, se qualcuno va via prima, a non spopolare troppo e dare una mano a chi rimane. Bene. Allora, io direi che più o meno gli argomenti, ragazzi, li abbiamo detti più o meno tutti. Noi rinnovo l'invito. Lasciate un like alla diretta, lasciate i commenti, ne avete fatti una quantità che ho perso, scusate se non sono riusciti a rispondere e a commentarli tutti, perché veramente qua c'è un flusso da tutti i canali che continua, quindi grazie, insomma, di averci inondato di commenti, di aver interagito. Segnalate questa diretta per rendere un pochettino più consapevoli i colleghi del mondo che... ecco, vedi, qua cioè, ci arrivano due richieste, guarda. Una mi sembra importante, le nostre proposte. Le nostre proposte sono fondamentalmente quelle, in parte sono già state accettate, quelle di trovare un modo
per rendere il ruolo unico più applicabile, quindi portato non in questa guerra che si creerà poi sul territorio fra colleghi, ma in qualche modo a riportare un po' quello che c'era prima, quindi due lavori che pur essendo nel ruolo unico devono avere in qualche modo una vita separata. E poi sicuramente questa è una cosa che portiamo avanti da molto tempo, ci deve essere pari dignità fra il medico in medicina generale e il medico che lavora come dipendente, e questo può essere raggiunto solamente con il passaggio dal corso di formazione alla specializzazione. Perché la specializzazione intanto darebbe pari dignità anche di tipo formativo e darebbe la possibilità al medico anche poi, sempre che non ce lo facciano fare prima d'imperio, di poter scegliere anche durante la vita professionale magari di andare a lavorare in ospedale o uno dell'ospedale di uscire fuori e venire a lavorare sul territorio, quindi perché poi se uno da più giovane magari ha più voglia anche di stare in ospedale e invecchiando di fare dei lavori più tranquilli, questo dipende un po' da... Questo è il nostro futuro. Stiamo lavorando su alcune modifiche legislative cercando di portarle avanti. Non è un tragitto facile perché quando vai a parlare ti dicono sì, ma se viene l'altro che rappresenta il 60% e mi dice una cosa, tu rappresenti il 20%. Sì, il problema sono sempre le deleghe. I politici ti chiedono sempre chi rappresenti. Sei grosso, noi ci ascoltano già molto perché comunque 20% non è poco. No, assolutamente, un quinto. Infatti qua c'è una domanda, dice scusatemi, faccio un'altra domanda, quali sono i vantaggi di questo ACN? Io personalmente, tranne che sei arrivato qualche arretrato e alcune piccole robe... L'arretrato era dovuto, erano soldi nostri già. Ricordiamoci sempre che l'arretrato, è vero che fa massa quando arriva, magari sembra un volume alto, però sono soldi nostri che abbiamo già guadagnato. Certo. Solamente l'adeguamento all'inflazione. Ci sarà il prossimo contratto che sarà ancora più ricco, perché logicamente avremo anni in cui il tasso di inflazione era molto alto e quindi arriveranno dei begli arretrati sul prossimo contratto. Però il problema di questo contratto, cose belle non ne ha, ma non può averne perché sta cambiando tutta quella che è la struttura del nostro lavoro. No, poi, più che altro è stato quello che hai detto sulla, cioè che l'obiettivo comunque è ritornare a rendere sostenibile, che era un po' quello che abbiamo discusso, anche, cioè non è sostenibile che tutti facciano tutto, purtroppo sono lavori diversi. Io vedo più il ruolo unico come, è vero, una graduatoria unica, un accesso unico alla professione, con passaggi magari da una all'altra, però ci deve essere un po' di differenza fra i due lavori, perché sono due lavori che sono simili ma sono diversi. Ma certo, sono affini ma non equipollenti. Si arriva a dire, il medico lavora di giorno, lavora come dipendente, lavora a ore, lavora a quota, a quello che vogliamo, però fa un lavoro diurno e poi di notte non c'è quel lavoro lì, non serve, di notte c'è un'altra cosa, c'è il pronto soccorso, c'è l'ambulanza, c'è l'ospedale. Certo. O se no... A proposito di ambulanza, guarda, c'è Nicola Sciacca che ci sta scrivendo considerazioni sul 118. Guarda, sul 118, Nicola, te lo dico, magari programmiamo una discussione. Io sono del 118, lo sapete, ma questa sera ci focalizziamo su questo problema del ruolo unico, non perché il 118 sia modificato in questa convenzione, il 118. Ma diciamo il 118 qua non è stato modificato perché nell'atto di indirizzo non c'era nulla sul 118 ancora, ma ci sono tante cose ongoing che anche come SNAMI stiamo portando avanti. Una cosa, Roberto, che dico perché ho visto nella chat nostra nazionale il 118 in cui sono inserito dall'amico Vito, che saluto caramente oltretutto di qua, e il 118, molti si lamentavano, dicevano noi non abbiamo avuto meno aumento degli altri. No, l'aumento è stato uguale per tutti. Certo. L'aumento è stato proporzionalmente spalmato su tutte le voci. Essendo un adeguamento solamente di arretrati, l'aumento è stato uguale per tutti. Basso per tutti, per qualcuno più alto, ma perché aveva più voci che lo portavano ad essere più alto. Logicamente la voce capitale è più alta di quella di quell'orario. Però non c'è stato un investimento economico. L'unico investimento economico che c'è, questa può essere una cosa interessante, è che è stato messo per quelli che faranno, non per il 118, e parlo per i medici del ruolo unico, che andranno a fare le ore legate al PNRR, un aumento di circa 14 euro all'ora, oltre i 25, quindi arrivando a 39 euro l'ora. E siamo riusciti a far mettere che queste ore possono non essere fatte solamente nel lab, ma anche nella SPOC. Quindi se un medico fa una piccola SPOC, perché magari c'è la medicina di associazione, sono le 6 o 7, e fa le ore lì dentro, le ore diurne o quelle serali fino a mezzanotte,
aumenta la quota e si arriva a 40 euro l'ora. Questa è l'unica questa cosa del fino a mezzanotte, e poi però a sto punto ci saranno anche la domenica e i festivi, che sono una bella... La domenica e i festivi, non ci sono più prefestivi, ma questo già dall'accordo prima, io sento molti che dicono ma non ci sono più prefestivi. No, non ci sono più prefestivi perché col ruolo unico non ha più senso che ci sia prefestivo, perché siamo gli stessi che fanno lo stesso lavoro. C'è questa commissione tossica, no? Cioè, adesso devi fare fino alla domenica, Natale, Capodanno, cioè una volta insomma avevi anche... Arrivavi alla medicina di famiglia in una età lavorativa un pochettino più avanzata, dove avevi un equilibrio, diciamo, tra orario lavorativo diverso. Io ho fatto più di 10 anni di guardia medica. Ovviamente quando sono arrivato al numero di pazienti adeguati ho lasciato la guardia medica. Il tema è proprio questo, cioè che quello, comunque prima... Ma non mi pesava la guardia medica quando avevo 30 anni. Se dovessi fare ora tutte le notti, come facevo allora, non... ma allora facevo guardia medica e poi uscivo e andavo a ballare, cioè il giorno dopo dormivo sul lettino. Adesso ma poi sai cosa? Per i giovani il punto è la libertà di poter scegliere. Perché, voglio dire, tu avresti potuto fare, sto benedetto, chiamiamolo così, ruolo unico anche prima, nel senso che la coesistenza di ore e di pazienti c'è sempre stata. Era ovviamente una libera scelta del professionista, non un'imposizione. Anche perché con questo, con quello che ho visto già dall'ultimo CN, ma poi anche in questo, c'è il grosso problema dell'autolimitazione. Cioè autolimitazione che è stata, diciamo, resa previa autorizzazione, quindi tu, cioè, libero professionista, libero un cavolo su questa roba qua, perché ovviamente, cioè, tu chiedi l'autolimitazione, poi ti dicono no, non c'ho i dottori, quindi ti devi beccare il massimale, magari con persone che hanno problematiche di vario genere per cui non riescono a gestire questo elemento. E in questa nuova convenzione, addirittura con le ore, con tutto questo frammisto, io non ho capito, l'ho provato a leggere 4 volte quell'articolo sulle autolimitazioni. Devo dirti che un'opinione univoca su quell'articolo delle autolimitazioni ancora modificata non ce l'ho, non ho capito come sia applicabile, per cui anche tu vedo che lasci. Comunque, ecco, no, un'altra cosa che abbiamo ottenuto, questo era un po' un cavallo snami, e la liberalizzazione della libera professione, nel senso che una volta che ho finito di fare quello che devo fare, se voglio fare altro lavoro lo faccio. Certo, l'unico problema è che diventerà l'85esima ora della settimana. In questo momento, se io voglio fare un po' di libera professione quando ho finito il mio lavoro, certo, ho tanti di quei paletti, è almeno così buono, cioè, ti dico guarda che io faccio libera professione, poi la faccio, non la faccio, è un problema mio. Se certo, voglio lavorare, lavoro. Se ho lavoro, va benissimo, va benissimo. Lì la questione va bene. Gli incarichi, gli arretrati, no, tutti provvisori. Gli arretrati riguardano tutti quelli che hanno lavorato. Esatto. Va bene, ragazzi. Io direi che ci siamo detti più o meno tutto quello che serviva. Grazie di aver seguito. Siete ancora tantissimi. Lasciate appunto like, reazioni, commenti. Condividetela nei gruppi, cioè in modo che le persone possano capire. Iscrivetevi se non lo siete, fate le valutazioni di merito su quelle che sono le varie posizioni sindacali. Noi effettivamente rimaniamo convinti che la libertà di decidere se fare ore o se fare scelte o se fare entrambe, e se fare un incarico a tempo pieno, un incarico a tempo parziale, voglio dire, l'abbiamo portato avanti in tutte le politiche, almeno io qui in Emilia Romagna l'ho portato avanti anche nell'accordo carenze, e applicando il paradosso della maggior libertà di scelta ai professionisti, quello che dissi con la regione, Angelo, è stato: scusate, voi vi state accanendo volendo gente a 38 ore in emergenza. Non la troverete mai. Se la gente può dare 12 ore o 24 ore, prendi, ma bisogna che abbia la possibilità di contribuire per quello che può fisicamente fare. Non è che gli devo obbligare a fare, perché se tu gli metti un obbligo così e questo non lo può onorare, è evidente che ti manda a spendere anche per quello che avrebbe potuto supportarti in una fase di carenza. Invece qui mi sembra che si vada nell'esatto opposto, per cui va bene. Ragazzi, grazie a tutti e saluti. Ciao a tutti.